Prossimo video sono su Moneswar e ora vi farò un vlog. Allora, come avete visto, CiccioGamer89 ha messo un nuovo video che l'hanno aggredito a Romix sabato. Dico io, voi bastardi, cosa vi ha fatto a CiccioGamer, no? Che gli è andato a rovinare la giornata del Romix. Cosa cazzo vi ha fatto CiccioGamer89? Lui si fa due palle così per autografare, fotografare ai suoi fan e voi gli andate a rovinare la giornata del Romix. Cavolo, questo bastardo due volte gli ha buttato un cornetto, un cornetto con la Nutella in faccia. Cioè, cosa vi ha fatto, Ciccio Gamer? Per me è un uomo duro, Ciccio Gamer. Sono un suo fan dall'inizio. Da quando lui aveva 100, 1000, 1200 iscritti. Io sono stato solo un vero fan di CiccioGamer89. Non quelli bastardi che si fintano di essere fan di CiccioGamer89 e poi andare a Romix e a buttargli con il tondello in faccia. Comunque, CiccioGamer, se guardi questo video, lo faccio solo per te. Perché noi tutti fan ti, come dire, ti guardiamo tutti i tuoi video che fai. Infatti io sono stato, secondo me, il primo a vedere questo video. E questo video è triste. Perché, come hai detto tu, ti hanno sfottuto dei cioccolatini, una cosa così sul gruppo di CiccioGamer, perché anch'io li vedo. Quando vedo queste cose mi incazzo, perché porca troia, cioè, questi bastardi sfottano te, ma loro si sono visti loro. Cioè, nessuno è perfetto. Anche io sono obeso, io lo dico, anche io sono obeso, ma cosa cazzo mi interessa? Ma comunque, come hai detto tu, meglio morire a 30 anni con l'obesità e non a morire con la vita di merda. Continua sempre così, CiccioGamer89, e arriverai un giorno che diventerai milionario. Tu già sei milionario, però supererai Favij. Non ti preoccupare. Io ti voglio, io ragazzi, lasciate un bel like, spolliciate al massimo e aiutatemi, perché voglio aiutare CiccioGamer89, perché prima o poi puniremo a questi bastardi dal primo all'ultimo. E questo è tutto.